tutti noi abbiamo un carattere, tutti noi abbiamo un modo di fare, e magari quando sento determinate frasi su di me e io ti rispondo, non è perché sto rosicando, è perché anch'io, a mio modo, sicuramente diverso dal tuo, ho una personalità, ho un carattere e non mi piace farmi mancare di rispetto. E quindi nel momento in cui io dico Soleil si crede all'epicentro del mio mondo, è proprio per il fatto che, partendo dalla stupidaggine che può essere la bandana, cosa che ho sempre portato, o che può essere il fatto di rispondere quando vengo attaccata, non è per copiare o per rosicare. Sì. Soleil, a questo proposito, tu di Sofia hai detto che è una tua follower, cioè quasi una tua seguace, una che comunque è in secondo piano rispetto a te, sei d'accordo? Hai detto tu, Sì, ma non intendevo necessariamente a me, ma in generale con anche altre situazioni nella vita, la vedo un po' comunque ancora, giustamente, anche magari per la sua età o per il suo percorso di vita, ancora un po' acerba e quindi alla ricerca di una personalità. Non... Io ci tengo a precisare che non intendevo necessariamente mia follower, anche se magari anche quello ci può stare, sono felice comunque di poter dare qualunque ispirazione per migliorare. Ma lei prima di entrare nella casa ti seguiva su Instagram? No, però devo dire che l'ho sempre seguita molto volentieri in televisione, e ho sempre detto che comunque per molte cose io su lei non voglio essere ipocrita, io su molte cose l'ammiro e la rispetto, ci sono altre cose che invece proprio non mi vanno giù e non mi piacciono.